Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi, come vedete, testiamo la sega nastro della Parkside, modello PBS 350A1. Allora, parto col dirvi che sia il nome che le caratteristiche di questa macchina sono un po' fuorvianti. Allora, tanto per iniziare, non è propriamente una sega nastro, ma è tipo un pantografino oppure un bel traforo, anzi secondo me è un bel traforo. Con questa macchina potete fare tantissimi lavori, tantissimi lavoretti in casa, montare le perline, quindi se dovete tagliare magari le perline storte, oppure magari se dovete montare il parquet. Questa macchina è la manna per questa macchina, il parquet, perché potete fare tagli storti, potete tagliare gli angoli intorno ai muri, e potete fare tutto questo genere di lavoretti. Poi tra l'altro è anche comodissima perché è molto compatta, molto piccola e pesa pochissimo, quindi se dovete trasportarla a casa di qualcuno è molto comoda. Però, come vi dicevo, un po' fuorviante anche la caratteristica, perché vi dice che potete fare tagli alti 80 mm, perché il registro si alza fino a 80 mm. Questo è quello che c'è scritto sulle istruzioni. Con questa macchina non potete tagliare legni alti 8 cm. Potete tagliare altri materiali come magari il polistirolo, il piral. Io dovevo tagliare dei tubi di cartone molto spessi e con questa macchina li ho tagliati in maniera praticamente perfetta. Ma legni così grossi non riuscite a farli. Si bloccherebbe la lama sicuramente, oppure il taglio poi verrà veramente veramente storto. Poi comunque quando la testeremo vi farò vedere il funzionamento e anche come è venuto il taglio. Allora, io arrivo già dalla macchinetta praticamente uguale, che era la Einel, l'ho cambiata solamente perché il motore di questa è un po' più potente, quindi mi sono detto, motore più potente, quindi magari anche la struttura è un po' più resistente, quindi magari riesco a fare dei lavoretti un po' più particolari. E niente, anche la lama della Einel era una lama da 7 mm, qua c'è scritto che la lama porta fino a 12 mm, quindi mi sono detto, magari la lama è un po' più grossa, oppure magari anche posso cambiarla, perché può trasportare lama fino a 12, quindi se cambio la lama sicuramente rimarrà anche più stabile, quindi riuscirò a fare dei lavori un po' più particolari. Niente, come procediamo oggi? Vi faccio vedere la cosa principale che è di questa macchina, che è come mettere il registro della lama in dima. Questo è un lavoro che dovete fare molto spesso su questa macchina, su questo genere di macchina, perché se, come si dice, il registro non è perfetto, la lama tende a muoversi, quindi taglierete male anche i legni di poco di spessore. Quindi cosa facciamo adesso? Vediamo subito cosa c'è contenuto nella scatola. Non faremo un proprio unboxing, vi dirò direttamente cosa c'è contenuto, anche perché sennò il video diventerebbe troppo lungo, e poi niente, partiamo con la registrazione. Prima di vedere il contenuto della scatola vi do un consiglio: testate il pianetto se è in dima. Come vedete dal video fatto dall'alto, il mio non lo era, la staffa era spostata di un centimetro, i fori erano stati fatti male. Ho dovuto prendere il flessibile, limare come si dice, la piastra, modificarla, allargare i fori. Ora funziona benissimo, mi manca soltanto da rifare questo foro, mi serve una lima fine, come vedete dalla foto è completamente fuori asse. Comunque per fare il video va bene, poi quando tornerò in officina vedrò di sistemarla. Allora, all'interno della scatola chiaramente troviamo il registro, una guida per spingere il legno, il libretto delle istruzioni e poi un sacchetto dove ci sono dentro le chiavi a brugola, le tre chiavi a brugola che ci serviranno, e anche una chiave inglese. Come prima cosa vediamo di capire a cosa servono tutti questi pomelli che ci sono sulla macchina. Questo pomello ci consentirà di registrare la ruota. La ruota che c'è in alto è quella che comanda tutta la lama. Come vedete è bloccata, per sbloccarla bisogna svitare questa farfalla che c'è posta dietro. Avvitando e svitando muoviamo la ruota, quindi cambiamo angolazione. Quando troviamo l'angolazione giusta basta ritirare di nuovo la farfalla e come vedete la ruota rimane bloccata. Il pomolo in alto serve sempre per spostare la ruota che c'è in alto. Come funziona? Le due ruote, alzandola, quindi avvitando, la lama andrà sempre più in tensione. Svitandola, chiaramente, possiamo cambiare la lama oppure dare un po' di gioco alla lama. Questi due invece pomelli servono per il bloccaggio del piano. Poi vedremo come fare. Prima regolazione delle guide, quella che c'è sopra, poi ce n'è anche una sotto, la vedremo dopo. Come vedete, se sposto la lama
le due guide si allargano. Le due guide devono essere quasi appoggiate alla lama. Io di solito faccio così. Ne appoggio una, lascio andare un millimetro e poi tiro la vite. L'altro fermo. Inseriamo un foglio di carta, andiamo in appoggio, e fissiamo. Come vedete ci sarà mezzo millimetro di gioco. Chiaramente la seconda regolazione sarà da effettuare come quella sopra. Avviciniamo il perno alla lama, lasciamogli mezzo millimetro di gioco, fissiamo il primo perno. Per il secondo perno facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sopra. Infiliamo dentro un foglio, avviciniamo il perno e poi fissiamo. Ora fissiamo il piano. Fissiamo la guida nei due perni. La prima cosa che dobbiamo fare però è mettere il piano in bolla. Mettere il piano in bolla. Come dobbiamo fare? Come vedete qui in alto c'è una vite. Questa dobbiamo svitarla oppure avvitarla e con una bolla testare se il piano è livellato. E siamo pronti per effettuare il primo taglio. Se invece dobbiamo fare un taglio in gradi, è semplicissimo. Basta sempre svitare la maniglia, spostare il piano in gradi. Se vi do un consiglio, non utilizzate questa scala graduata, perché ve lo dico già da subito, io non l'ho ancora testata, ma sicuramente non funziona, visto che io ho della Parkside sia il banco sega che la sega radiale e tutte e due hanno i gradi errati. Quindi se dovete fare un taglio in gradi, se non vi interessa che sia perfetto, allora potete utilizzare questa scala, altrimenti utilizzate un accessorio tipo questo per vedere se è in gradi. Questo costa pochissimo e funziona alla grande, l'ho comprato su AliExpress con 2 o 3 euro. Siamo pronti per testare la macchina. Chiaramente io l'ho già testata prima per vedere se avevo fatto un buon lavoro col piano. La macchina taglia bene. La lama è la stessa della Einel, quella base, quella da 7 mm. Testiamo prima con un legno morbido, che è questa perlina, è spessore 22 mm. Allora, vi spiego come funziona la macchina. Il legno va spinto in base alla grandezza e alla durezza. Se il legno è morbido e il pannello è basso, si può andare veloci. Altrimenti bisogna andare piano. Più il legno è duro, più si deve andare piano, perché se no la lama si storta e quindi faremo i tagli non precisi. Allora, ultima regolazione è quella della guida. Svitiamo, abbassiamo la guida fino a appoggiare il legno. Con questo pomello la alziamo un paio di millimetri, 2-3 millimetri, e poi siamo pronti per stringere. Questa è una guida che serve per sicurezza.
taglio venuto quasi perfetto, gli ultimi 10 cm ho stortato leggermente il legno. Siamo giunti al termine della recensione, come avete visto, la perlina l'ha tagliata praticamente in maniera perfetta, senza far fatica, 22 mm di perlina. Quando però siamo andati a tagliare un legno spessore 5 cm, l'ha tagliato storto e tra l'altro non è riuscito neanche a tagliarlo, perché in 30 cm la lama si è bloccata due volte, la seconda volta addirittura è uscita fuori dal registro. Quindi non so neanche io se consigliarvi questa macchina. Ve la consiglierei se la comprate come seconda macchina. Se avete già una circolare, allora questa macchina va benissimo da affiancare, ma se non avete la circolare e siete decisi se comprare questa macchina oppure una circolare, dovete comprare per forza la circolare, perché senza circolare non si può fare lavoretti di hobbistica. Questa macchina va bene che se la affiancate, se dovete fare lavori particolari, tagli storti oppure magari anche rotondi, questa macchina è l'ideale, va benissimo. Niente, ci vediamo la prossima settimana e buon weekend.